Corteo Naspi, sentiamo ancora le grida fuori dal palazzo dei lavoratori stagionali dell'isola di Ischia, ieri presenti a Montecitorio, e con loro c'era anche Cristian Ferrandino insieme al sindaco di Ischia, Giosi Ferrandino. Cosa è successo ieri in capitale? È stato il momento in cui praticamente si è suggellato quello che è un lavoro che è nato già nei consigli comunali con le delibere di Ischia e Forio diversi mesi fa, che ha tratto l'attenzione degli addetti ai lavori e soprattutto dei lavoratori e della classe politica di riferimento rispetto a un problema che vede penalizzati i nostri lavoratori, tutto l'indotto del sistema Ischia. Fondamentalmente ieri c'è stata questa manifestazione preventivata già da diverse settimane, che ha trovato un'oggettiva difficoltà nell'avere un interlocutore al governo. In questo momento io devo ringraziare il sindaco di Ischia, Giosi Ferrandino, che attraverso l'onorevole Giovanna Palma è riuscito con pochissime ore di preavviso a farci ricevere dal presidente della commissione lavoro della Camera, l'onorevole Cesare Damiano, che ha dato un attimino delle indicazioni rispetto a quello che è il programma per le prossime settimane in occasione della legge di stabilità. Restando a Ischia, sembra che Gianluca Trani, il vostro presidente del Consiglio Comunale, si sia un po' arredito di non aver potuto partecipare a questa photo opportunity romana, rilanciando chi resta aperto di più a degli sgravi dalle tasse comunali. Cosa possibile, non possibile? Allora, innanzitutto noi teniamo a sottolineare che all'incontro erano presenti rappresentanti dei lavoratori e un po' tutte le amministrazioni del Comune di Ischia, che si sono poste in maniera forte, in maniera trasversale, e la piazza era politica, priva di bandiere e altre cose, quindi era un movimento che nasceva rappresentando tutte quelle che sono le categorie presenti sul territorio, e di questo dobbiamo fare un plauso agli organizzatori che sono stati abili a non far strumentalizzare la manifestazione. Rispetto poi alle dichiarazioni di Trani, io gli do poca importanza perché fondamentalmente sembrano quasi una reazione stizzita a un'iniziativa che non è partita da lui. Anzi, in questa occasione qua devo dire anche che tra la data di convocazione del Consiglio Comunale di Ischia e la richiesta fatta per iscritto da me è passato anche un bel po' di tempo. Probabilmente non era un argomento a cui è sensibile il Presidente. Grazie.